Se devo scegliere, onestamente, e qua probabilmente mi prenderò gli insulti, però ragazzi, io onestamente, tra Europa Conference, io punterei sulla Conference. Signori, bentornati o benvenuti sul canale, io sono Dario, detto il Darion, e oggi, in questa vigilia di Barcellona-Napoli, voglio parlare un momentino ancora della Serie A, perché questa 28esima giornata, in ottica corsa, rincorsa all'Europa, il Napoli diciamo che gli è andata abbastanza bene questi 2 punti col Torino, questo pareggio alla luce di quello che è successo in questa giornata, io onestamente rosico molto, però andiamo con calma. Prima di cominciare, mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale perché mi aiutate tantissimo, mi date una grossa mano a questo canale per crescere e lasciate poi un bel like perché così aiutate l'algoritmo a spingere il video ed arrivare a nuove persone. E poi attivate la campanella perché è totalmente gratis. Scusate ragazzi se l'illuminazione sarà quel che è, però purtroppo fuori è un... Non dico che sta piovendo, però siamo lì lì. Oggi è un giorno triste, oggi il cielo piange perché ha scoperto che il Napoli ha buttato 2 punti in ottica quinto posto. Comunque, andiamo a parlarne. Cambiamo scena e andiamo a vedere un po'. Facciamo una sorta, non di recap, però una cosa simile. Allora, ragazzi, prima di Napoli-Torino, quindi nella vigilia di venerdì barra giovedì, dicemmo che la 28esima giornata poteva essere una giornata decisiva e che poteva andare a favore del Napoli perché c'erano tantissimi scontri diretti in zona Europa. C'è stata Bologna-Inter, c'è stata Juve-Atalanta, c'è stata Fiorentina-Roma. Oggi si giocherà Lazio-Udinese. Quindi era una giornata importante in ottica corsa al quinto posto. Però, come condizione necessaria e sufficiente, doveva arrivare la vittoria del Napoli contro il Torino. Vittoria che non è arrivata. E alla luce di tutti i risultati che sono usciti fuori in questa giornata, questo pareggio brucia ancora di più. Perché? Perché il Bologna contro l'Inter ha perso 1-0. Il Bologna me la sono vista quella partita perché mi interessava. E il Bologna, ragazzi, secondo me non meritava di perdere. Un pareggio sarebbe stato più giusto. Il Bologna ha messo, secondo me, in seria difficoltà l'Inter. E non a caso è l'unica squadra che in questa stagione sta tenendo testa all'Inter. Perché, per esempio, in Coppa Italia il Bologna ha battuto l'Inter a San Siro. Comunque il Bologna ha dato molto filo da torcere all'Inter, però purtroppo ha perso. E quindi tu con questo pareggio hai rosicchiato un punticino al Bologna. Pensate, se avessimo vinto, ne avresti rosicchiati 3. Poi c'è stata in serata Genoa-Monza. Partita divertente, me la sono vista. Poi Dani Mota che fa gol dell'anno, va bene. Lecce-Verona, partita importante in ottica salvezza. Tra l'altro, ragazzi, Lecce, cioè D'Aversa, a fine partita che va a fare una testata, cioè non è manco una testata secondo me, però va a muso duro su Henry e si è giocato anche la panchina. Ho letto che dovrebbe arrivare semplice, quindi mi dispiace per il Lecce, ma mi sa. Milan-Empoli 1-0. Vabbè, questa partita non interessava molto al Napoli, però il Milan in una partita brutta, noiosa e pallosa riesce comunque a portare a casa i 3 punti. Empoli che è ancora immischiato nella lotta a retrocessione. E poi Juve-Atalanta che è finita 2-2. E qui un altro pareggio, un altro risultato che poteva andare a favore del Napoli, perché l'Atalanta comunque è in questo momento sesta. E poi c'è stata Fiorentina-Roma. E Fiorentina-Roma, ragazzi, è stata... Io non l'ho vista, però da quel che ho letto è sembrata una partita molto molto vivace e divertente. E anche qui è arrivato un pareggio. Cioè, ragazzi, tutte le squadre sopra di noi hanno pareggiato o perso. Bologna ha perso, Atalanta, Fiorentina e Roma hanno pareggiato. E tu col Torino hai pareggiato. Cioè, io adesso vi faccio vedere la classifica perché veramente c'è, non lo so da cosa fare, ci sarebbe da incazzarsi, ma proprio di brutto. Perché tu, se avessi vinto col Torino, adesso staresti a 46, cioè a 5 punti dal quarto e a 2 dal quinto. Cioè, tu stavi a 2 punti dal quinto posto e, se andiamo ancora più a ritroso, i 2 punti col Cagliari, no? Cioè, ragazzi, noi abbiamo buttato 4 punti con Cagliari e Torino.
partite dove tu dovevi vincere assolutamente. Vi ricordate l'anno scorso cosa diceva Spalletti? Negli scontri diretti, partita da tripla, puoi vincere, pareggiare, perdere, tanto poi alla fine dell'anno gli scontri diretti si vanno a bilanciare. Le partite decisive sono quelle contro le cosiddette piccole, tra virgolette, quelle partite dove diciamo tu dovresti avere il favore del pronostico, e quelle devi vincere assolutamente, perché sono quelle le partite che poi incidono sulla stagione. E tu con Torino e Cagliari hai fatto due pareggi, hai buttato via 4 punti, e oggi con quei 4 punti tu staresti a 3 punti dal quarto posto. Eri in piena lotta per la Champions League, addirittura per il quarto, e saresti quinto posto a pari punti con la Roma. Cioè, vi rendete conto di cosa abbiamo buttato letteralmente in queste ultime settimane? E la cosa ancora più incredibile è che tu, nonostante ciò, nonostante tu abbia perso 4 punti con Cagliari e Torino, sei comunque là a giocartela, perché poi la giornata ti ha detto questo, perché tu comunque, nonostante tutto, sei a 4 punti dal quinto posto. E lo so, ieri vi dissi non mi sentirete più parlare di Champions League, però ragazzi, qua purtroppo bisogna vivere la giornata, perché oggi succede una cosa, domani ne succederà un'altra che può totalmente stravolgere la cosa detta il giorno prima. Sei al settimo posto, quindi considerando che il quinto vale per la Champions, attualmente sei in Europa League, perché il sesto e il settimo andrebbero in Europa e l'ottava andrebbe in Conference. Allora qua ragazzi devo fare un attimo una piccola precisazione. Il settimo posto vale l'Europa League se la Coppa Italia viene vinta da una delle prime quattro classificate, e in questo momento in Coppa Italia l'unica squadra che si trova nelle prime quattro in semifinale è la Juventus. Quindi in Coppa Italia, lo so, è dura, è difficile, ma dobbiamo tifare per la Juve, perché se vince la Coppa Italia allora il settimo posto conta per l'Europa League, altrimenti il settimo posto varrebbe soltanto per la Conference, e di conseguenza l'ottavo non varrebbe nessun piazzamento in Europa. Quindi se la Juventus vince la Coppa Italia, o comunque una quarta classificata, in questo momento in semifinale ci sono Fiorentina, Atalanta, Lazio e Juve, quindi o la vince la Juve e lì c'è la certezza matematica che il settimo posto vale, o altrimenti dobbiamo sperare che una tra Fiorentina e Atalanta arrivino quarte e che vincano poi la Coppa Italia. Comunque settimo posto se teniamo in considerazione che la Juve vince la Coppa Italia, Europa League, altrimenti è Conference. Quindi tu come minimo devi arrivare ottavo se vuoi andare in Europa. Poi sarebbe curioso, ecco, ora vi faccio una domanda, perché ho letto in questi giorni delle cose su riguardo questo che sto per dirvi. Voi preferite andare in Europa League o preferite diciamo non andare proprio in Europa? Cioè la Conference League secondo voi è un fastidio, un qualcosa che, non so, un qualcosa di umiliante per il Napoli? Vorreste non andarci proprio e quindi concentrarsi solo sul campionato l'anno prossimo? Oppure magari dite la Conference League è una competizione comunque che se ci vai la devi vincere, quindi puoi seriamente andare a vincere un trofeo l'anno prossimo? Io sono di questo avviso, cioè io se devo scegliere onestamente, e qua probabilmente mi prenderò gli insulti, però ragazzi io onestamente tra Europa e Conference io punterei sulla Conference, perché io ragiono sempre in ottica vincere i trofei. Tra l'Europa League e la Conference c'è una bella differenza. Comunque l'Europa League, da quando hanno introdotto la Conference, è diventata una competizione più tosta. Punterei onestamente sulla Conference League, perché il Napoli, per il livello che ha, cioè in Conference non dico che passeggia, ma può tranquillamente vincerla. Proprio se gli va male perde la finale contro l'inglese di turno, che in questo momento non so manco chi sia, però la Conference League è di un livello inferiore secondo me a livello del Napoli. Poi ragazzi, cioè, se l'ha vinta Mourinho, no, la Roma di Mourinho ha vinto la Conference, perché mai non dovrebbe vincerla pure il Napoli? Penso che la Conference possa essere un serio trofeo da poter vincere, da poter in questo modo arricchire la bacheca. Non che l'Europa League sia più... cioè, l'Europa League... per me la dimensione ideale del Napoli oggi è l'Europa League, e non la Champions. Perché la Champions, purtroppo, ragazzi, ci sono dei mostri invalicabili lì davanti. Non puoi certo puntare a vincere la Champions. Però l'Europa League potresti, perché comunque ci sono squadre di pari o leggermente superiori a te di livello. In Conference, secondo me, passeggi.
E tra scegliere l'Europa e la Conference, io onestamente mi prendo la Conference, perché poi è anche una competizione che non ti pesa tantissimo sul campionato, perché comunque affronti squadre più scarse di te. Invece in Europa League il peso della competizione europea è diverso rispetto alla Conference, quindi io onestamente firmerei per arrivare ottavo e vincere l'anno prossimo la Conference. Io, cioè, se ci vado in Conference, io pretendo che venga vinta, perché il Napoli c'ha tutte le carte in regola per vincerla, poi anche per una questione di ranking. E poi, ragazzi, un trofeo europeo, va bene che la Conference non è questo granché, la Coppa dei settimi posti va benissimo, tutto quello che volete, ma è pur sempre un trofeo europeo riconosciuto, e quindi se lo vai a vincere ti metti un trofeo europeo in più in bacheca. Noi abbiamo solo una Coppa UEFA, ok, poi basta, è pur sempre un trofeo, e io ci firmerei col sangue per avere in bacheca una Conference League in più l'anno prossimo. Questa è la mia idea, però fatemi sapere la vostra nei commenti. Preferite andare in Europa League l'anno prossimo o preferite proprio snobbare la Conference e quindi arrivare piuttosto noni o decimi e concentrarsi sul campionato? Detto questo, quindi, ragazzi, è una cosa pazzesca. È una cosa pazzesca, perché tu, nonostante tutti i passi falsi che hai fatto, sei lì, sei ancora lì. C'è però un problema, perché noi alla prossima giornata, purtroppo, abbiamo un turno difficilissimo, cioè Inter-Napoli, e tra l'altro è l'ultima partita prima della pausa nazionali. Sulla carta è una sconfitta, perché quest'anno l'Inter sembra ingiocabile. Dobbiamo, secondo me, già entrare nell'ottica che con l'Inter già un pareggio sarebbe oro che cola. Però c'è Atalanta-Fiorentina, un altro scontro diretto. Poi le altre, bene o male, hanno turni abbastanza favorevoli, perché la Roma gioca in casa col Sassuolo, poi la Lazio gioca col Frosinone, il Bologna va a Empoli, quindi tolta Atalanta-Fiorentina, le altre hanno, diciamo, un turno più abbordabile. Ripeto, bisogna andare di giornata in giornata, vivere alla giornata, però la cosa certa è che il Napoli comunque, secondo me, deve onorare questo finale di stagione, anche perché, ragazzi, finire bene questa stagione vuol dire anche cominciare bene la prossima, ok? Quindi dobbiamo provarci, però la vedo dura, c'hai l'Inter fuori, poi dopo la pausa c'hai l'Atalanta, poi abbiamo il Monza, ecco, col Monza devi vincere, col Frosinone devi vincere, con l'Empoli devi vincere, c'è un trittico di partite dopo la pausa importante dove devi fare filotto, poi c'è Napoli-Roma, poi c'è Udinese-Napoli che devi vincere, siamo già a 4 partite, Napoli-Bologna, c'hai comunque degli scontri diretti ancora da giocare in casa, Fiorentina-Napoli e poi l'ultima c'hai Napoli-Lecce, quindi di base sono 5 partite contro squadre della metà di destra che tu devi vincere senza se e senza ma, quindi avresti già, diciamo, in teoria 15 punti e andresti a 59, secondo me devi farne almeno 65-66. Ora, il massimo che il Napoli può fare è 74. Con 74 punti ci dovresti andare al quinto posto. Devi farne almeno 25, ragazzi. 25 su 30. È un qualcosa che è matematicamente impossibile. Perché poi c'è la domanda finale, il ragionamento finale che un po' va a chiudere tutta la situazione. Ma una squadra che finora non ha vinto 3 partite consecutive, come fa a vincerne 8, 9 su 10 rimaste? È un calcolo abbastanza matematico, che noi siamo arrivati a marzo e non siamo stati capaci di vincere 3 partite di fila. Sono fatti questi. Quindi una squadra che non vince 3 partite di fila, come può vincerne 8, 9 su 10 rimaste? Quindi questo è. Quindi, ragazzi, morale della favola, vediamo di giornata in giornata come va a finire, e noi dobbiamo fare il nostro, però veramente, cioè, quei 4 punti con Cagliari e Torino, cioè, saresti lì adesso a giocarti pure un quarto posto. Ho temo che questi 4 punti a fine anno si faranno sentire, ma veramente tanto. Comunque, ragazzi, questo è quanto. Fatemi sapere un po' la vostra nei commenti riguardo tutto quello che abbiamo detto in questo video. La conferenza stampa di Calzona pre-Barcellona, ragazzi, ne parlerò domani mattina, perché la fanno alle 19, quindi un orario abbastanza improponibile, quindi ci aggiorniamo domani, facciamo un pre-partita. E detto questo, ragazzi, vi lascio con una bella notizia che mi è arrivata, cioè l'ho letta or ora. Il report allenamento del Napoli
è uscito proprio adesso e praticamente Rachmani, Kajust e Ngonge hanno svolto lavoro in gruppo, quindi sono recuperati. Ottima notizia questa qui, specialmente per Kajust. E quindi abbiamo tutta la squadra a disposizione domani contro il Barcellona. Poi bisognerà vedere se Rachmani giocherà, questo magari ce lo dirà Calzona domani. Comunque, l'importante è che adesso ci abbiamo tutti a disposizione. Detto questo, ragazzi, lasciate un bel like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, mi raccomando, che è totalmente gratis e mi aiutate a crescere. Attivate poi la campanella per rimanere sempre aggiornati sull'uscita di nuovi contenuti. E detto questo, noi ci vediamo domani, e sempre e comunque, Forza Napoli!